Il cammino del Barcellona verso la finale di Coppa dei Campioni dopo 25 anni fu denso di ostacoli. Nel primo turno i campioni di Spagna incontrarono parecchie difficoltà contro lo Sparta Praga e si qualificarono grazie ai due gol segnati in trasferta da Klos. Un gol in trasferta permise ai catalani di eliminare nel secondo turno il Porto. L'1-0 al Camp Nou, seguito dall'1-1 di Torino, consentì al Barça di eliminare i campioni in carica della Juventus nei quarti. In semifinale il Barcellona perse la gara d'andata contro il Göteborg per 3-0, ma si impose con lo stesso punteggio nel ritorno. Furono necessari i rigori e il Barcellona trionfò per 5-4. La Steaua Bucarest raggiunse la sua prima finale grazie a un ruolino di marcia strepitoso in casa. In primis toccò ai danesi del Vejle BK. Nel secondo turno i romeni persero la gara d'andata in Ungheria contro la Honved Budapest per 1-0, ma si qualificarono per i quarti grazie ad un altro 4-1 nella partita di ritorno a Bucarest. Qui la Steaua commise un mezzo passo falso contro il Kuusisi Lahti, la squadra rivelazione del torneo. I finlandesi strapparono 1-0 in Romania, ma persero 1-0 la partita di ritorno. Il gol venne realizzato da Pizzurka all'86esimo. La Steaua eliminò in semifinale l'Anderlecht. I romeni persero 1-0 in Belgio, ma il 3-0 nella gara di ritorno con doppietta di Pizzurka e gol di Balins consentì alla squadra dell'Est di accedere per la prima volta alla finale. Siviglia, ovvero una città invasa come Atene 3 anni fa. Una finale sbilanciata. Tanto i favori pendono dalla parte del Barcellona alla ricerca di una rivincita che insegue da 25 anni. Ma il ruolo di sfavoriti è scomodo, crescono le responsabilità e il timore di non farcela. E allora, chissà che per la prima volta lo Steaua non faccia trionfare il calcio dell'Est. In porta per la Steaua c'era il gigantesco Ducadam, mentre la difesa era guidata dal giovane talento Belo Dedici. Balintz e Lakatush erano i giocatori più offensivi. Il Barcellona, carico di speranze, contava sui gol della coppia d'attacco Archibald-Marcos Alonso, mentre la mente a centrocampo era quella del tedesco Schuster. A Siviglia, il 24 maggio 1986, cominciò una nuova era calcistica. I romeni della Steaua Bucarest si trovarono di fronte il Barcellona con i Blaugrana alla ricerca del primo successo in Coppa dei Campioni. Gli spagnoli godevano dei favori del pronostico, vuoi per il fatto di giocare la partita in terra iberica, vuoi per le restrizioni imposte alle squadre dell'Est. Pochissimi tifosi romeni erano presenti sugli spalti del Sanchez Pizjuan. Per la Steaua Bucarest arrivare in finale a Siviglia era già un successo. E contro il Barcellona per di più. Sapevamo di non essere i favoriti, ovviamente. Ma noi volevamo solo fare bene e dimostrare che in Romania si giocava un buon calcio. Nelle ultime 8 finali erano stati segnati appena 9 gol. Quella che si disputò a Siviglia fu la prima senza reti. La strategia studiata dalla Steaua ebbe successo. I romeni volevano arrivare ai calci di rigore e riuscirono a conseguire l'obiettivo prefissato a tavolino. Il piano andò a buon fine grazie al portiere Helmut Ducadam, l'artefice del primo successo di una squadra dell'Est in Coppa dei Campioni. Ho sempre avuto un sogno, quello di raggiungere la finale almeno una volta ed essere il giocatore decisivo. Era arrivato il momento di far vedere ciò che potevo fare. La serie dei rigori non cominciò nel migliore dei modi per la Steaua, ma Jaru si fece respingere il tiro da Urrutiko Echea. Ducadam rispose subito, compiendo una grande parata sulla conclusione di Alechanko, indirizzata a mezza altezza sulla destra dell'estremo romeno. La Steaua sbagliò il secondo rigore consecutivo, questa volta con Boloni, il cui tiro venne neutralizzato alla grande dal portiere del Barcellona. Ducadam accettò il guanto di sfida e fu protagonista di una performance straordinaria, parando il penalty calciato da Pedrasa. Lakatush realizzò il primo gol dagli 11 metri dopo una lunga serie di errori. La pressione era tutta sulle spalle dei giocatori spagnoli. E Ducadam era in trance agonistica. Parò il rigore battuto dal centravanti Pichi Alonso. La domanda in quel momento era una sola: sarebbero mai riusciti a segnare un gol al portiere romeno?
La Steaua si portò sul 2-0, merito di Balintz, che non si fece prendere dal panico nel momento dell'esecuzione dal dischetto. Un'altra parata e la Steaua sarebbe diventata la regina d'Europa contro ogni previsione. Tutta la pressione era sulle spalle di Marcos Alonso. Ebbi qualche dubbio con il quarto rigore. Non ero sicuro di cosa avrebbe fatto Marcos. Dovevo buttarmi alla mia destra o avrebbe fatto come i suoi compagni. Marcos tirò alla sinistra e Ducadam parò il quarto rigore. In Romania erano tutti felici. Fu la nostra prima vittoria in campo europeo. Al nostro ritorno a Bucarest fummo accolti da più di 20.000 persone. Fu fantastico. Quattro rigori, altrettante parate di Helmut Ducadam. Una prestazione incredibile e sbalorditiva che regalò alla Steaua e all'Europa dell'Est la prima Coppa dei Campioni. Uno stadio ammutolito. Spettatori impietriti hanno assistito alla più grande delusione che una squadra di calcio può dare ai propri tifosi. Il Barcellona ha perso una coppa che doveva vincere. Invece lo Steaua è riuscito a conquistare una coppa nella quale ha saputo credere fin dal primo momento, irretendo gli avversari e costringendoli alla resa in un turno di rigori pazzesco, visto che il portiere Ducadam ha parato tutti e quattro i tiri dei catalani.